Ciao gente, un nuovo video estivo. Notate la mia meravigliosa abbronzatura? Guardate, cioè, come sono bianca nel corpo più che nel viso. Cioè, già il viso è bianco, però il corpo di più. Scusate se ogni tanto io guardo, ma sapete che ho dei vicini di casa strani. Stanotte pensate che qualcuno è venuto, cioè, lo hanno preso con la camicia di forza perché gridava sul balcone nel cuore della notte. Sono venuti delle ambulanze, lo hanno imbrigliato, l'hanno portato via. I miei meravigliosi vicini di casa. Ma bando alle ciance, facciamo dei video utili. Come mi potete vedere, ho il turbante in testa perché mi sono appena lavati i capelli. Come mai? Perché oggi facciamo un video. Oggi facciamo un video review di questa tinta qui, la tinta della Santen Tour Cosmetic rosso naturale, cioè natural red. Guardate qui. Ormai i miei capelli sono, diciamo, uno stadio incasinato a livello di colore perché ho le lunghezze rosse schiarite dalla Schultz dell'Henné, quindi rame. Tanto così di biondo che avevo fatto della Logona Color Cream e poi 2 cm più o meno di bianco, quindi sono veramente indecente. E dato che poi tornerà di nuovo a esserci il caldo porco, ho detto: caspita, approfittiamo prima che faccia veramente caldo, diamoci una pennellata di colore. Ho deciso di provare questa tinta qui. L'avevo già fatta molti anni fa, però ultimamente non ho più fatto il rosso naturale. Dovrebbe venire. Vediamo, così. Quindi un rosso freddo. Verrà rosso freddo oppure no? Vi piace questo rossetto? Faccio vedere. Questo rossetto qui è della Benecos e si chiama Catwalk. Mi piace un sacco, io adoro i rossetti rosso freddi perché con la mia carnagione il rosso freddo mi sta bene. Niente, vi faccio vedere cosa c'è nella tinta. Apriamola in diretta. Questo video sarà molto più spiccio degli altri. Allora, tutta di cartone riciclabile la scatola. Dentro abbiamo le istruzioni, che adesso poi andiamo a vedere, la cuffietta con i guantini, che poi useremo. La tinta vera e propria, che è questa bella busta di, come si dice, polvere, che adesso andrò a preparare. Vi faccio vedere anche quando la preparo, magari ci metto la musica perché sennò vi beccate mio padre che è russa che sta dormendo sul divano, meglio di no. E niente, dovrebbe essere piuttosto semplice da fare. Le indicazioni sono sempre le solite di ogni tinta. Mi sa che l'italiano non c'è. No, c'è. Sante già meglio delle altre, perché nel senso mettono l'italiano. Quindi leggiamo velocemente, colore Sante 100% vegetale, brillantezza, volume, cura dalla natura. Quindi colore lunga durata, sfaccettato, più volume e protezione, particolarmente delicato, senza perossidi, ammoniaca e altri componenti chimici 100% naturale, senza coloranti sintetici, profumi conservanti di sintesi 100% naturale. Consigliano di provare, qua c'è scritto, guardate, prova preliminare su una ciocca. Proprio perché l'effetto finale dipende dal colore di base e il risultato sarà personalizzato, quindi non è uguale per tutti. Qua dice che nei capelli bianchi o grigi il colore sarà più chiaro, ovviamente. Allora, preparazione: versare la polvere con 300 ml di acqua bollente fino a ottenere un impasto cremoso. Potete anche usare tè nero, bollente o vino rosso. Vino rosso? No, io non userò il vino rosso. Lasciate raffreddare leggermente l'impasto e distribuitelo uniformemente sui capelli. Tempo di posa da 15 minuti a 2 ore. Se volete scurirli, qua consigliano appunto di fare il famoso doppio passaggio, ossia usare un colore rosso come questo, quindi come il rosso naturale, e poi di farci sopra anche il giorno dopo magari i colori scuri come il nocciola bronzo, castano o nero.
risciacquare bene i capelli, applicare un balsamo per donare brillantezza e prolungare la durata del colore. Perfetto, poi ci sono le avvertenze. Ovviamente, se siete allergici ad alcuni componenti, leggetevi l'INCI. Ve lo devo. L'avevo pubblicato sul mio articolo. Comunque, l'INCI dov'è? Ve lo faccio vedere qui. Fate ferma immagine, leggetevi l'INCI. Controllate se siete allergici a qualcuno di questi componenti. Se avete comunque cute non integra, se avete fatto una permanente. Praticamente qua dice che questa tinta si prenderà cura dei capelli che hanno stressati dalla permanente. Con i coloranti chimici si possono assolutamente fare. Qua dice soltanto di aspettare magari un po' di tempo, ovviamente, come sempre, magari aspettate un mesetto più o meno e poi potete fare la tinta anche naturale. E poi qua dice che invece si potrebbero ottenere risultati indesiderati se dal naturale si passa al chimico, ma secondo me assolutamente no, perché sono tinte naturali, quindi se voi lasciate poi passare, non so, anche lì un mesetto più o meno, fate scaricare la tinta naturale, poi vi fate la chimica, non vi succede un tubo. Niente, andiamo a preparare la tinta e poi applichiamola. Gente, eccoci qua. L'enne è pronto, guardate com'è venuto bello cremoso. Adesso me lo vado a spalmare e poi cerco di stare un po' al sole. Lo faccio per voi, cioè rendetevi conto. Eccomi gente, con la cuffietta ne ho messe due, una di una vecchia scatola, sempre della Sante, perché comunque avendo i capelli lunghi una non mi bastava. E niente, adesso tengo questa tinta in posa e niente, vediamo come mi diventa il risultato. A dopo. Gente, eccomi qua, mi sono rilavata i capelli, ho tolto tutta la tinta e adesso andrò ad asciugarmeli. Soltanto che probabilmente vi farò vedere il risultato domani, perché adesso è sera e la luce, infatti se avete notato è cambiata. Io ho acceso la luce artificiale, però per farvi vedere bene il risultato, ve lo faccio vedere domani con la luce normale del sole. E niente, quindi a domani. Ciao.
Ciao gente, siamo arrivati il giorno dopo, infatti ho di nuovo un'altra canottiera, non ce l'ho più nera, già mi manca il nero. Adesso vi faccio vedere il risultato, ovviamente così si vede un tubo. Non sono diventati rosso sangue, peccato, peccato, ma anche perché erano comunque molto molto schiariti, erano un biondo quasi scuro sulle punte. Però devo dire che questa tinta tinge parecchio, è molto più di quella Logone Color Cream che era diventata un biondo. Questa è diventata già proprio un rosso rame. Adesso vi faccio vedere meglio i risultati. Allora, incominciamo a vedere qui. Qua, non so, sono all'ombra e già si vede comunque che sono quasi mogano. Qua si vede meglio. Ecco, guardate il ciuffino, il riflesso. Il riflesso già si vede, adesso mi metto al sole, forse le punte si vedono meglio, qua si vede che ha preso quasi mogano. Ecco qua in tutto il suo rosso fuoco, guardate com'è rosso. Capelli bianchi ovviamente coperti, mi piace un sacco questo colore. Ah, guardate, qua sì che si vede, decisamente ha colorato tanto. Quindi sì, sono venuti, è rosso sangue alla fine, pensavo di no. Invece sì. Scusate, fa un caldo assurdo, quindi io sto andando a fuoco, però volevo farvi vedere i capelli rosso fuoco, non andare a fuoco. Sono venuti veramente belli. Guardate la lucentezza e considerate che la mia videocamera fa schifo, quindi non è una reflex. Considerate con la reflex come saranno belli i capelli, che poi dal vivo sono così. Vi faccio vedere anche come sono davanti sul nero. Sì, sono decisamente rossi. Sono decisamente rossi, sono stupendi. Guardate sul verde come si vedono bene che sono rossi. Qua si vedono proprio bene, ecco, guardate che bel colore figo. È meraviglioso. È super sfaccettato. Troppo bello. Niente, spero che questa review vi sia servita. Adesso mi levo dal sole, sennò prenderò fuoco. Quindi adesso ho i capelli super rossi, sono troppo contenta di questo. E niente, fatemi sapere se anche voi usate le tinte sante, se le avete provate, se preferite le tinte chimiche, se l'enne vi fa schifo oppure vi piace. Ci vediamo al prossimo video. Ciao gente, basta estate, voglio l'inverno. Niente, gente, vi volevo salutare sul balcone, ma vi saluto anche così perché sarò venuta super cessa sul balcone, molto probabilmente. Non so come le persone possano stare tanto al sole, io mi ustiono proprio. Noi vampiri, non possiamo proprio. Niente, vi saluto, ci vediamo al prossimo video e sono troppo contenta del risultato. Dopo il rosso fuoco mi voglio fare anche il nero demone, cioè quel nero quasi blu. Molto bello. Ciao.